Allora, io non voglio rompere il cazzo a nessuno. Qui inizia Diario di Viaggio. Siamo io, Gianluca Iacono, Lorenzo Scattorin. Lo so che voi siete fan e quindi devo dire Vegeta, Seto Kaiba, sto cazzo. E loro sono contenti. Sto cazzo chi è dei tre? Questo. E stiamo aspettando il treno per andare a Malpensa, perché poi voliamo verso Agrigento per andare all'Acra Comics o Acra Games. All'Acra Comics and Games. All'Acra Comics Case. 2017. Siamo arrivati a Malpensa. Iacono e Scattorin parlano di donne perché giustamente. No, se ho detto dei nomi, questi qua vanno tagliati, quelli in testa li tagli. E spacca la valigia in testa. Mazinga. Robo. Mazinga. Mazinga Kaiser esce cappello. Mazinga. Certo, Kaiser esce cappello. Invidio. Mazinga è stata cazzo. C'è chi invidia e c'è chi GeForce. Abbiamo appena visto una cosa assurda. Sono uno rosso, uno bianco e uno nero. Sono tre samurai ciccioni. I samurai non erano stuzzicadenti. Potrebbero essere. Lo so, io faccio quello rosso. Tu quello bianco. Io faccio quello tu bianco, quello nero. Faccio quello nero. Sì, tipo sì. Power Rangers. Potrebbero essere degli avatar. No? Un po' ciotti. Un po' ciotti. Cioè, la realtà quella ingrandita. In 16 nonni. Sì. Che, anche 16 nonni. 16 nonni. Che si sono magnati. 16 nonni sono 8 genitori. È vero. Chi vabbè. Guarda sto video vomita perché fa così per me. Andiamo a prendere l'aereo, va. Peggio direi. Ci va, ciao. Ciao. Zanzicilla. Minchia. Stiamo partendo, sembra stiamo che sia stata rasata. Siamo in aereo. Sono biondo. Quando uno è biondo è così. Quando uno è biondo è così, tu sei biondo, no? Io odio volare. Io adoro volare. E a me piace camminare. Anch'io adoro camminare. Però fino a Catania. No, però io adoro volare da solo, cioè senza aereo, cioè con la mia. Con Laura? Allora Laura. Non sei da solo. Laura è andata via, però non c'è più. Laura non c'è? No, e allora via. Niente, scendiamo. Mi piace basculare col telefono in questo modo. Sembra che abbia un perro. Pascolare. Pascolare. Beh. Diceva un vecchio detto, è meglio una pecora che una donna, perché almeno quando hai finito la pecora ti guarda e fa beh. Beh. Sei biondo anche te? Altro che. Io sono più biondo, però guarda, ecco che roba. Madonna, Lino Benfi, Lino Benfi. Allora, detto questo, se tutto va bene, il video poi continua quando arriviamo. Se tutto va bene. Allora andiamo in modalità aerea, perché poi ora si vola. Ciao. Alleluia. Abbiamo pagato una bottiglietta d'acqua a 3 euro. Un euro a bicchiere. Un euro a bicchiere. Però buonissima, è proprio buona. Ma tu senti dalle tempie? Com'è? Senti dalle tempie? Un nuovo potere. Vai a tempio. Con la musica. Allora, diario di viaggio, siamo atterrati a Catania, siamo sani e salvi, il volo è andato tutto ok. Adesso ritiro un bagaglio di Gianluca, pisciatina e si va ad Agrigento. Diario di viaggio, dobbiamo dire una cosa. Il signor Carmelo ci è venuto a prendere con la fascia di giraia data da mia figlia Giorgia. Da sua figlia Giorgia gli ha dato la fascia di giraia per farsi riconoscere da noi. Attenzione. No, il tesserino. La fascia del maestro giraia. Attenzione. Quindi qui siamo alti livelli, alti livelli. Carmelo adesso ci legge quello che gli ha scritto sua figlia Giorgia. Mia figlia Giorgia Nives, gli appunti. Gianluca Iacono, del 70, famoso soprattutto per aver doppiato Vegeta. E per non starci dentro al taxi. Maurizio Merluzzo, dell'86, famoso per aver doppiato Kurt Wagner, X-Men. Sì. E sai della saga di Naruto. Sì, beh, sì. Lorenzo Angelo Filippo Scattorin, del 71, come te, papà. Imen Sanji di One Piece, Iruka e Kenshiro. Io ho preparato solo su Imen e Kenshiro. Basta, me li ha scritti papà, così non fai brutte figure. Adesso no. Si vede un po' a cazzo, ma stiamo parlando del fatto che ambo tre facciamo parte della nuova generazione di doppiatori di Kenshiro. Esattamente. Non di quella vecchia. Gianluca ha fatto Jagger, Lorenzo ha fatto Ken e io ho fatto Yuza delle nuvole. E si parlava appunto del fatto che tu hai fatto monologhi urlando. Un monologo infinito in cui papà, Kenshiro, guarda coglione, guarda che e lui si alza, pam. Fine monologo, basta. Ti vergogni? Eh? Ma si tratta così un fratello? Mi stavi sulle palle. Ma non si fa così. Che comportazione è questa? Che comportazione? Cioè, ero soltanto un ragazzo agitato, ipercinetico. Odissea infinita, sono le ore 11 e 18 minuti. Io sono in piedi dalle 4 e mezza. Comunque ci siamo girati in diverse città e dormiamo tutti insieme, non so che sì. Buongiorno ragazzi, sabato mattina stiamo andando a fare colazione. Buongiorno a tutti. Acra Comics comincia today. Mi sono morso la lingua. Perché c'hai fame? Inizio la colazione. Perché c'hai fame, vuoi fare colazione. Siamo arrivati infinitamente. Siamo nell'ascensore 0. Fame. Vai.
No. Piccola la sala colazione, poi anche buia. Mi sa che si va da un'altra parte. No, non è no, questo. Non ci danno da mangiare là, eh? Sono tutti di là. È la hall. Hall. All in. Hall sono nella hall. All sono nella... Senti, andiamo a piedi. Mi sa che abbiamo sbagliato proprio l'ascensore. Di qua. Infatti entrando abbiamo avuto l'idea che... Vediamo se aggiungiamo la colazione. La tromba delle scale. Giorno. Colazione. Si mangia. Sabato, primo giorno di fiera. Siamo in macchina, Salvatore ci sta portando a pranzo. Qua c'è un sole che spacca le pietre. Quanti gradi ci sono? Nonostante sia il che giorno è? Il 4 marzo. 4 marzo qui c'è un sole assurdo. Ce l'hanno una ventina di gradi, ma picchia il sole maledetto. Comunque ora ci portano a pranzo. Dopodiché alle 14 abbiamo la conferenza su un doppiaggio. Siamo a pranzo e io abbiamo preso del tonno scottato con sesamo, verdure, no? Siamo tutti qui. Tutti abbiamo preso. Anche Salvatore che ci ha accompagnato e niente, ora si mangia a bestia il tonno. E ci hanno messo un po' a portarci il tonno perché dovevano prenderlo, ma è insuperabile il tonno, quindi ci è voluto un po'. Allora, siamo alla conferenza. Ciao, ciao! Ora si comincia. Hai capito cosa devi fare? Ma no! Devi... Allora, se Marshall Erickson fosse un fan di Dragon Ball, ok, cosa direbbe? Ah, semplicemente questo. Sì. Allora, tutti hanno visto Dragon Ball. Le uniche persone che non hanno visto Dragon Ball sono i doppiatori. I doppiatori non l'hanno visto. Non l'ho vissuto! Allora, Carrot, tutti hanno visto How I Met Your Mother. Le uniche persone che non hanno visto How I Met Your Mother sono i doppiatori. I doppiatori non l'hanno visto. Loro lo hanno vissuto! Siamo a cena con lo staff, con gli organizzatori di Acra Comics, certo, non avevo più fatto. Era un po' che non facevi più. Guarda qui che bella tavolata, Elie sono tutti quanti. Lorenzo mangia la pizza, è concentrato, io ho la mia tonno e cipolla per l'alito, la prendo apposta. Sì, io una greisa. Perfetto, quindi ora ci cimentiamo nella meravigliosa arte del cibazio e poi ci risentiamo. Ah, sono in centro ad Agrigento con un po' di bella gente, infatti si dice Agrigente. Sì. Con il signor Iacono. Buonasera, Vergeta. Dove devo guardare? Guarda qua, puttino. Buonasera. C'è Scattorin, c'è un botto di gente, c'è un sacco di people. Perché Lorenzo fa, io non ci credo che tu carichi un video sulla tua pagina. Facciamo un sacco di like perché lui non sa usare Facebook, vero? Esatto. Che ridi, è vero. Rido diciamo, perché è vero. Diciamo qualcosa che dia un senso al video. Come fa mezzo litro di latte a essere intero? Secondo, gli asparagi sono crudi. Tutto quello che fai è crudo sempre. Perché per Gordon è tutto crudo. Anche se cotto. Pure bruciato. Il sushi, pure il sushi. Anche il sushi è crudo. Quella roba bruciata lì è cruda. Anche se bruciata. Quindi fuori, vai fuori. Ok, va bene. Hai rinunciato? Eh sì. Per forza. Va bene, un applauso. Ragazzi, è domenica sera, l'Acra Comics è terminato, noi abbiamo l'aereo da Catania alle 6.45, ma adesso siamo venuti a Catania a fare nottata. E sono in un locale fantastico, il locale dell'Etna Comics con un sacco di amici. Non di ragazzi che ho incontrato, con un po' di amici. Bellissimo! Il mio Gerardino qui. Io stasera, dopo cena, mi faccio un giro in piazza teatro perché mi manca molto. Spero di essere sobrio anche per la continuazione di questo video. Sono le 4.20, Gianluca dorme, Lorenzo è sveglio, tra 10 minuti circa possiamo andare a passare i controlli e poi l'imbarco è alle 6.05 e poi andiamo a Milano, ho sonno. Sono le 5:10, stiamo andando al gate ed è vuoto, no? Però ci dobbiamo fare tutta la minchia di serpentina per arrivare... Curva! Per arrivare dall'altra parte. Infinita curva, non parlano, loro sono a pezzi, e anch'io, ma io c'ho sonno, sto morendo sonno, porca madosa. E attenzione, 3, 2, 1, curva, che do cazzo è, ma sono qua, io devo fare il giro fino a laggiù.
ce la faccio più, basta, basta. Vado a casa. Curva. Dai, ciao Gianluca. Ciao. Ora passiamo ai controlli, ci vediamo dopo. Ah ragazzi, avevo fatto un video meraviglioso ai controlli. Ci hanno impedito, mi hanno fatto cancellare, mi hanno picchiato fortissimo con un dildo di gomma, sì, aeroportuale. È perché avevamo scoperto dei segreti dell'aeroporto di Catania. Con il video e non si poteva. Lorenzo arriva, speriamo di partire presto, speriamo di arrivare lì. Diario di bordo, sono le 6.41, siamo saliti sull'aereo, si torna a Milano, si va a casa, ma dobbiamo atterrare, prendere il treno e fare ancora tante altre cose. In due parole. Uno e due, sono stanco, non abbiamo dormito. Oh, sonno. Si dorme un po'. Che schifo fare video call, perché io guardo lo schermo invece di guardare il cosino lì. Affanculo. Fitti una crozza su grano canturi. E questa crozza mi inizia a parlare.